Buonasera, grazie per essere venuti. Mi dispiace di aver magari cambiato la vostra giornata perché avevate magari altri impegni, ma penso che per la giusta informazione alla collettività e a una città in cui io vivo ormai quasi da residente, era giusto, venuto a conoscenza di alcune cose, che io informassi la stampa e di conseguenza poi la città di alcune cose che sono una riflessione della mia assemblea dell'assemblea di Confindustria di qualche giorno fa. Credo che ci foste tutti, io poi non ho avuto la possibilità di salutare la stampa perché avevo come ospite il Presidente della Regione che purtroppo aveva degli impegni urgentissimi e non sono riuscito nemmeno a rilasciare delle dichiarazioni prima e nemmeno dopo, se non qualche breve frase. E di questo vi chiedo scusa perché io mi rendo conto che la stampa deve fare il proprio dovere, un dovere che diventa un diritto per chi ne usufruisce e un dovere per chi la scrive. Spero che abbiate potuto seguire l'intera assemblea, nella quale immagino che tutti abbiate avuto modo di, al di là dei contenuti, di notare che Confindustria ha voluto rappresentare all'autorità, massima autorità politica di questa regione, condizioni e situazioni che a parere di Confindustria limitano fortemente o perlomeno rallentano fortemente lo sviluppo di questa provincia e di questa città. Sono stati toccati argomenti come quelli, abbiamo voluto, anzi, abbiamo voluto prima di tutto, come è prassi e come abitudine, invitare il presidente della provincia di questa provincia, il sindaco, mi dispiace per la voce, ma se ne sta andando già, e perché dessero il loro contributo istituzionale. Un saluto da parte delle istituzioni. È più che altro un dovere. E poi c'era anche la cortesia di far partecipare le due massime cariche di città e provincia. Per la verità, l'intenzione di Confindustria e mia era che i due ospiti illustri, visto anche la presenza di altri politici, salissero sul palco a fare qualche dichiarazione di benvenuto ed altro, e non che utilizzassero quel palcoscenico per esprimere una serie di doglianze nei confronti della regione. E questo non per difendere De Luca, che tutto ha bisogno tranne che lo difenda io, ma perché è mia convinzione che le istituzioni invitate a casa della Confindustria dovessero rappresentare un saluto della città e non una discussione. C'è stato l'intervento del sindaco Mastella che ha voluto sottolineare alcuni aspetti critici della città, che ha contenuto il suo intervento in una decina di minuti e a dire la verità non è che io non lo faccio mai, ma non è che la cosa. Ero rimasto sorpreso che mi aspettavo il saluto e non altro. Poi è intervenuto il dottore Lombardi, credo sia dottore, non lo so esattamente. No. Il quale ha parlato 25 minuti, cioè più del presidente di Confindustria, facendo un'elencazione, cosa che mi ha molto meravigliato, ma sai, poi non è che puoi sul palco chiedere al moderatore di fermare la cosa. Avevamo poco tempo, ma quando delle cose interessanti arrivano da qualcuno, e beh, puoi fare eccezione, gli orologi non servono per scandire un tempo inutile, servono per scandire il tempo, poi se è inutile o se è utile lo decidono le persone. E c'è stata un'elencazione di problematiche, di documenti, di visione, come è giusto che sia, che debba avere il presidente di una provincia, indipendentemente dalla
dalla partecipazione o meno. E devo dire che l'intervento di Lombardi è servito molto al presidente di Confindustria per articolare poi il proprio intervento, perché quel contraddittorio di cui si è poi, mi pare, lamentato, io faccio dell'atarefero perché non ho avuto il piacere di parlargli, se non per una cosa che vi dirò dopo, era cominciato con il suo intervento. Cioè, mi sembra strano che chi introduce un argomento e fa una serie di affermazioni positive e negative, non entro nemmeno nel merito, io non ho l'abitudine di farlo, si aspettasse di aver detto qualche frase del Vangelo, che non c'era qualche protestante da quell'altra parte, no? Ed è qui che è cominciato un contraddittorio, e mi meraviglia ancora di più che adesso si dica che non c'è stato contraddittorio. Era quello, ero io che ero stato chiamato in causa, io e Confindustria. E questo ha modificato un po' il mio intervento, che voleva essere il contrario di quello che è stato, cioè partire da una realtà diversa sulla quale avevo capito, probabilmente sbagliandomi, vi prego di essere attenti a riportare le mie parole, perché so che siete tutti bravi, ma non siate troppo bravi a cambiarle, perché le mie parole devono essere quelle, altrimenti hanno un significato diverso. Mi meraviglio che chi ha denunciato, parlo sempre di Lombardi, una serie di carenze di questa città, il problema dei fiumi, il problema delle comunicazioni, il problema dei raccordi, imputandole di volta in volta a difficoltà della burocrazia, a fondi regionali non arrivati, a poca assistenza da Santa Lucia, e dimenticando che sono di competenza della provincia. Poi che la provincia debba trovare i soldi da qualche parte è sempre un problema della provincia, non era un problema di Confindustria. Confindustria. E siccome lui ha fatto un passaggio molto importante, ha detto che in queste cose c'è confusione perché c'è sovrapposizione di ruoli. Se qualcuno si ricorda, io quando sono intervenuto ho detto: se qualcuno occupa il posto di un altro, evidentemente l'altro non c'è, altrimenti la sovrapposizione non c'è. Non la voglio tirare per le lunghe, sennò vi racconterei il passo della lepre e della tartaruga, che in un filosofo antico diceva che se partono insieme, allora la tartaruga sta un po' avanti, la lepre non la supera mai, perché dovrebbe occupare lo stesso spazio. Se lo spazio è occupato, la lepre non lo può occupare. E sembrava proprio una favola di Esopo quello che ho sentito. E allora ho dichiarato che su alcuni argomenti, quelli per i quali io ho una specifica preparazione, perlomeno una conoscenza precisa, io ero meravigliato che ci si meravigliasse del fatto che qualcuno poteva essersi interessato per risolvere il problema della stazione, il problema dei fiumi, perché è vero, Confindustria si è interessato di queste cose e a un amministratore locale non può far altro che piacere sapere che la regione, su input di una delle istituzioni di questa città, ha predisposto un finanziamento per lo scalo merci, un finanziamento per i fiumi, un finanziamento per alcune strade. Io non ho mai guardato a chi porta dei fiori, ma guardo sempre i fiori, perché se sono brutti li può portare anche uno bello, se sono bello anche uno brutti, ma quello che è importante è portare qualcosa. Quindi mi sono meravigliato di non sentire nell'intervento di Lombardi quali siano le sue intenzioni per superare quei problemi che il Confindustria stava denunciando. E sarebbe stato un intervento estremamente propositivo che credo tutta l'Assemblea avrebbe approvato. Mi sono meravigliato di sentirmi dire che è la sovrapposizione che porta a confusione. Io devo dire con molta onestà che frequento la Regione un paio di giorni a settimana, uffici come l'assessorato all'industria, l'assessorato all'ambiente, la stessa presidenza, e non li ho mai incontrati. Quindi questa sovrapposizione non so dove stava, perché se c'era ci dovevamo stare nei stessi posti. Quando abbiamo fatto la riunione con la questione dell'alluvione, che Confindustria
io credo legittimamente ha portato all'attenzione della regione per spiegare che se fosse tornata la pioggia così come 4-5 anni fa, Benevento, la provincia di Benevento e la regione Campania avrebbero sommato, oltre a eventuali disastri, una delle più brutte figure al mondo, perché dopo 5 anni con la provincia di prima e nell'ultimo quest'anno non si era posto alcun rimedio alle alluvioni, pur avendo avuto la denuncia precisa di alcuni punti delicati dove c'è l'esondazione appena piove. Nell'ultimo periodo di pioggia, dalla parte dell'Asi di Benevento, quindi dove ci sono le industrie, non che io non abbia a cuore anche la cittadinanza o le case delle persone o quelle attività che facendo sacrifici enormi vanno avanti, io credo attenzione per tutto quello che sono le mie possibilità, ma sapere che l'esondazione avrebbe toccato per prima l'attività produttiva della zona di Ponte San Valentino mi ha spinto ad andare a Napoli e devo dire per la verità che il dottore Lombardi era presente quella sera e credo che non solo era presente ma che abbia anche sentito che quando qualche esperto della regione consigliava prima di intervenire di verificare il fenomeno dell'esondazione del Po, c'erano credo 3 o 4 ingegneri. È sicuramente una delle teorie più giuste andare a verificare un grande fiume che sta combinando con questo periodo. Per la verità adesso si è asciugato, ma quando invece piangeva, io ebbi a dire, vedete, io non sono né un geologo, né un filologo, né un ingegnere, però vi dico che non possiamo andare a vedere che sta succedendo alle cascate di Niagara mentre si sta alluvionando la località Pantano. Forse se andiamo a vedere un progetto depositato in regione qualche anno fa con una convenzione tra la provincia e la regione e che non è mai stato realizzato, forse riusciamo a fare qualcosa. Beh, dopo questo discorso e devo dire l'autorevole intervento di De Luca e di Bonavitacola, sono stati stanziati 28 milioni di euro per mettere a posto queste sfondo. Adesso, non fra 5 anni. Ho l'impressione che questa partecipazione positiva da parte di Confindustria, invece che portare a una volontà di riunire le forze per cercare di ottenere risultati, abbia probabilmente urtato un po' di suscettibilità. Vuol dire che la prossima volta richiederemo il permesso prima di andare a provare a risolvere un problema e se qualcuno ce lo dà cercheremo di risolverlo. E poi siamo arrivati all'eolico. Io non avevo dubbi che il giorno in cui io avessi affrontato il problema delle rinnovabili a qualcuno sarebbe venuto il prurito da qualche parte, insomma. E anche l'occasione che io gli fornivo su un piatto d'argento di dimostrare la propria vigliaccheria, cioè quella di voler abbinare per forza la mia attività con il mio ruolo di presidente di Confindustria. Ed era stato uno dei motivi per i quali io ero stato molto in dubbio se accettare o no. Poi ho pensato di avere una corazza da questo punto di vista, perché qualcuno non lo sa, ve lo dico io. L'ultimo, io sono diventato presidente del Benevento Calcio 17 anni fa. Ogni volta che un imprenditore fa il presidente di calcio trova una formula di compensazione in qualche cosa, nella popolarità, quella io ce l'ho, ma meno di un altro perché non abito qui, quindi il vostro affettuoso abbraccio avviene una volta a settimana. Gli altri starebbero passeggiando per il corso tutti i giorni, probabilmente. Vado nel bar, qualcuno non mi fa pagare il caffè. Vi posso confessare che qualcun altro me lo fa pagare. Ed è anche giusto, non capisco chi me lo dovrebbe offrire gratis. E per quanto riguarda la mia attività imprenditoriale, negli ultimi 17 anni io non ho fatto nulla, nemmeno un impianto. E vi posso garantire che qualcuno mi ha anche chiesto, ma perché tu non fai il tuo lavoro? E io ho detto perché nessuno mi dovrà mai rinfacciare di stare spendendo dei milioni perché ne guadagno altri da quell'altra parte.
Io farò il presidente fino a quando lo potrò fare, spenderò dei soldi perché nessuno me l'ha chiesto di mia volontà, non intendo prestare il fianco alla critica di qualcuno che io lo faccio per affari. E per 17 anni, dal 2006, io non ho mai costruito non un impianto, che sarebbe troppo semplice. Io faccio anche le colonnine elettriche, le mie colonnine elettriche, chiamate Blitz, stanno in Piemonte, in Toscana, in Umbria, nel Lazio, nemmeno una a Benevento. Tanto per chiarire, io non amo fare business dove faccio attività di amministrazione o altro, non lo faccio. La vita è già difficile, rendersela più complicata è ancora più difficile. Ebbene, questo era, secondo me, il mio passaporto, era la mia blindatura. Perché questo poi oggi, molta stampa, perché a parte le dichiarazioni di Lombardi, anche la stampa, ha scritto degli articoli dove io non ho ancora capito, ma lo sto approfondendo, se c'era solo ignoranza o se c'era anche malafede. Che quando un noto quotidiano locale scrive che anche la regione ieri ha bocciato un progetto su Morcone ed altro, è un falso, perché quello è un progetto bocciato 2 anni fa dal Ministero dell'Ambiente, perché essendo un progetto di oltre 30 megawatt, la competenza è del Ministero, non della Regione. Eppure c'è scritto su Mattino, a conferma e a conforto della teoria del dottore Lombardi. Quando qualcuno dice che, senza lasciare in pace nemmeno i santi, che a Padre Pio non bisogna mettere l'aureola, lo dice mettendo accanto la fotografia dell'avvocato Vigorito, che non è il proponente di quel pianto, non lo conoscevo nemmeno, non so manco di chi è. Quindi, per chiarirlo a tutti voi, io i miracoli li faccio insieme a San Gennaro, non con Padre Pio. E le aureole non le metto né a San Gennaro e né a Padre Pio. Quindi quello è un impianto che io non so manco dov'è. Il quibus della discussione, che evidentemente ha urtato la sensibilità del dottore Lombardi, era che io ho detto che lui non conosce le regole, perché lui aveva dichiarato, lì ci sono le registrazioni, che la provincia, che la regione Campania non ha il piano energetico regionale. Il piano energetico regionale della regione Campania è stato approvato nel 2020, 2 anni fa. Quindi c'era. O lui non l'ha letto o non l'ha capito, perché c'è una piccola differenza fra piano energetico regionale e norme attuative. Per avere oggi un'autorizzazione per fare un impianto eolico, fotovoltaico, di rinnovabili, si fa la richiesta all'ufficio ambiente della Regione Campania, che se ritiene che il progetto vada visionato con le regole dell'ambiente, fa la valutazione di impatto ambientale, convoca la conferenza dei servizi, compresa la provincia di Benevento, e tutti possono dare il proprio parere su quel progetto. Dare il parere non significa avere il potere di decidere il progetto, significa partecipare alla composizione di un'autorizzazione. Alla fine, se i pareri sono non sono negativi, non sono motivati all'ingiusta ragione, o se sono tutti positivi, la Regione Campania rinvia il progetto all'ufficio dell'industria, che emette il famoso 387, che è l'autorizzazione finale, dopo un'altra conferenza di servizi, che deve confermare la prima conferenza di servizi. Per darvi un'idea, quando si dice che non ci sono regole, si dimentica che per poggiare una turbina in un posto, vi faccio solo una piccolissima digressione, occorre stare a 250 metri da un'abitazione, a 150 metri da un bosco, a 300 e più metri da una strada provinciale, a 200 metri da una strada comunale, in una zona dove non ci siano preesistenze storiche, dove ci sia l'autorizzazione al paesaggio, se volete continuo, ci vogliono 70 pareri, 70. Non ci vuole il parere di Lombardi,
E non è quello di Vigorito. Ci vogliono 70 enti che diano questa autorizzazione, dei quali solo 2 mesi fa è stato sciolto il vincolo dell'obbligatorietà del servizio archeologico. Cioè, prima il parere negativo del servizio dell'autorità archeologica e sovrintendenza, per intenderci, era vincolante, cioè con loro no. Non si poteva fare, anche se tutti erano d'accordo. Con l'attuale governo, ad agosto è stato approvato un decreto col quale la sovrintendenza interviene come gli altri, dà il proprio parere, lo motiva e non è più vincolante. Cioè è sempre l'intera commissione che decide. Tutto questo per dirvi che cosa? Questo per i piccoli progetti, piccoli, per progetti fino a una certa potenza. Oltre si va a Roma, al Ministero dell'Ambiente, che fa esattamente quello che fanno le regioni e quando finisce lo rinvia alla regione, perché per un decreto la competenza per le energie rinnovabili è di carattere regionale. Se qualcuno di voi ha sentito, è stato quello che io ho detto, che io non tento di dire le cose, quando ho detto lei sta dimostrando di non aver capito nulla o di non conoscere le regole. Ora che da tutto questo derivi che qualcuno voglia invece che fare il vino togliere i vigneti e fare i ventilatori, o che qualche altro abbia il potere di andare nelle case della gente a mettere le turbine eoliche per fare i ventilatori, o che qualcuno come me, poiché li ha fatti 28 anni fa i ventilatori, abbia intenzione di farli ancora, e beh, la cosa è grave. Ma è ancora più grave una cosa. Quando si porta a supporto una delle norme che esistono, così le impariamo tutti e evitiamo di scrivere delle cose sui giornali sbagliate, altrimenti vi mettete allo stesso livello. Una delle norme dice che il revamping deve avere una corsia preferenziale, perché il revamping significa oggi, dopo 28 anni, come tecnologia, che al posto di 7 turbine se ne mette una sola. E che significa che oltre le 2.000 turbine che stanno fra Benevento, Provincia, eccetera, se ne metteranno 150, 160. Cioè con un vero e proprio risanamento ambientale, secondo il legislatore, non secondo Vigorini, ne scrivo io le leggi. Beh, c'è un parere della provincia, di questa provincia, che io ho letto, che dice che siccome la gente si è abituata a vedere le turbine, toglierle e diminuirle, si cambia il paesaggio. Cosa che è vera, che non è che non è vera, dobbiamo solo decidere una volta per sempre se le turbine sono assai, sono poche o se si possono rimediare. È evidente che se voi siete tutti molto giovani, tranne qualcuno, insomma, che è sempre più giovane di me, nel 90-91 io avevo il telefono in macchina, tutti quanti avevano il telefono, era tanto. Cioè io quando scendevo avevo bisogno di uno che me lo portava, perché pensava più di me. Adesso ci sono questi telefoni qua, che io perdo continuamente perché sono leggero. Ora mi dovete dire se è meglio portare questo o quello che portavo io. Ecco, magari se fate qualche fotografia la mattina sul giornale e fate vedere i progetti presentati in regione, dove c'è il rendering e dove al posto di 58 macchine ce ne stanno 7. Quindi se è vero che, io non l'ho mai pensato e continuo a non pensarlo, ma se è vero che avevamo sconvolto noi produttori di rinnovabili il paesaggio, è anche vero che abbiamo un'occasione, mai come oggi, di risanare una parte del paesaggio. Poi se dobbiamo decidere se fare l'uva o altro, ditemelo voi. Io la cosa che mi meraviglia è che mi si addebitino delle frasi o delle volontà. Io amo più il vino che l'eolico e visto che non ho bisogno di fare eolico, mi tengo i vigneti, tanto per essere chiaro, fino in fondo. Ma la cosa più divertente, ragazzi, questa è proprio da fare con la vignetta, è che quando io sono sceso dal palco, le persone mi hanno abbracciato e fra queste persone c'era anche Lombardi, a cui io ho restituito l'abbraccio. E mi sono sentito dire da Lombardi, poi magari dirà che non è vero, e allora mi querelasse lui, no? Cosa che probabilmente farò io, no?
mi ha detto: hai visto? Ti ho dato lo spunto per il tuo intervento. E la mia risposta è stata: non darmene altri, se no finisce male. Poi io sono andato via. Sono stato un giorno a farmi passare il mal di testa, perché quella cosa, quella che abbiamo fatto noi è il risultato di 2 anni di lavoro di tutto il gruppo di Confindustria, di tutti i vicepresidenti, di tutti gli iscritti a Confindustria e anche di quelli vicini. C'è un lavoro di sintesi per tentare di fare un'assemblea diversa da quella che hanno fatto sempre, le passerelle per raccontare le proprie storie. Se qualcuno se lo ricorda, se qualcuno sa, e sapete che io sono un editore come alcuni di quelli presenti e che rappresentate, sulle notizie relative ai finanziamenti ed altro, io non ho mai dato una notizia, perché io non partecipo alle prossime elezioni. Se qualcuno tiene questo dubbio, non ho mai detto una parola. Io ho le notizie di queste cose da oltre un mese, non l'ho mai detto. Ho aspettato che lo facesse la politica, perché è il ruolo della politica. Ci siamo solo preoccupati, come associazione, di non far perdere alle nostre imprese quelle prerogative che possono consentirci di avere anche altre imprese e magari avere qualche giovane in più, e non è una captatio benevolenza che non va via. Questo è il peccato che ha fatto Confindustria attraverso me, per il quale mi sono preoccupato e mi sono andato a rileggere tutto quello che avevo scritto, perché ho detto: qua la memoria mi inganna, io avevo detto e scritto un sacco di coglionate. Ho detto quello che pensavo, l'ho ripetuto oggi, e invito, poiché sarà la mia ultima conferenza sull'argomento, cioè, non ne farò altro, insomma. Abbiamo molto da lavorare per poter fare questo, insomma. Io invito oggi a farmi tutte le domande che volete, non ci sono problemi, e a ricordarlo quando lo scrivete. Non a essere convinti di quello che ho detto, potete essere convinti anche del contrario. Dite che è una vostra opinione e io la rispetto, come spero che voi rispettiate la mia. Ma sui fatti non ci sono opinioni, ci sono i fatti, o ci sono o non ci sono. E quindi quando si dice che si ha il potere di fare certe cose, che si ha queste, e non è vero. Quando si ignora che esistono leggi dello Stato, quando si ignora che esistono procedure consolidate, quando si ignora addirittura la funzione dell'altro, volendomi devo ringraziare qualche giornale, qualche televisione, che già mi ama per altri motivi e mi vuole amare anche per questo, volendo in maniera. Voi sapete che anche mio fratello Ciro faceva il giornalista, insomma. E io vedevo come compilavano gli articoli, a secondo di chi doveva essere messo sul giornale. Quando fate i titoli, provate a dire la verità, perché è probabile che con un titolo equivoco vendiate qualche copia in più, ma perdete un po' di dignità ogni volta che lo fate, quindi evitate. Poi, se lo volete fare, io ai miei ho sempre detto, quando ho rilevato il giornale, mi hanno detto: che dobbiamo fare? E io risposi: i giornalisti. Dice: ma quale linea? I giornalisti. Dice: se fate i giornalisti avete fatto quello che io volevo quando ho comprato il giornale. Se fate un'altra cosa, ditemelo, così lo amo il giornale e ci accattiamo un'altra cosa. Ma se dobbiamo scrivere, dobbiamo fare i giornalisti. Grazie per la vostra attenzione. Sono a disposizione per domande. Ma non tutti quanti insieme, però è una volta. Ah, ve la faccio io una se posso. Tanto in questo momento sei pure licenziato, non sei manco un mio. Perché è Vabbè. scaduto, no, perché è scaduto il suo contratto e non glielo No, rinnovo. vabbè, una Quindi stai condizione. attento, perché da quanto pare io poi sarei vendicativo, capito? Vedi tu. No, vabbè, la condizione è È da che un. non ti licenzio, No, non ti posso no, 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 licenziare. Non ti è da posso 11. No, licenziare. è da 11 anni che vivo da licenziato, quindi. Siamo a posto. Quindi c'è il bello del rapporto. No, quello che mi incuriosiva è che questa linea, se si può chiamare linea, della provincia, a un certo punto era emersa pure nella precedente gestione. Mi incuriosisce il motivo. Sì, la precedente gestione
Io non so se sia una linea, perché se è una linea, è una linea curva. La precedente gestione, io ebbi modo di conoscere il vecchio presidente, il quale in una riunione fatta qui con me, alla presenza di persone sue, mi chiese se potevo collaborare con loro, come Confindustria, per fare un piano energetico provinciale. E io risposi al presidente: ma guarda che il piano energetico è della regione, tu non lo puoi fare. La risposta fu: noi siamo la provincia, il territorio è nostro e ce lo dobbiamo gestire noi. E io disse: allora fatevi il piano energetico provinciale, tanto è vostro, fatevi pure quello. Questo fu un vecchio colloquio, poi sfumato, e che poi fu seguito da alcuni pareri negativi su alcune attività. Ma questo è normale. Nessuno si aspetta mai di ricevere caramelle quando regala carbone. E io a Befano non ci credevo, ma il caramelle le volevo. Posso chiedere una cosa, Presidente? Lei ha detto prima, sono 17 anni. Mi fate la cortesia di dirmi anche chi siete, perché io purtroppo... LabTV, Maresa Calzone e LabTV. Ah. Lei ha detto sono 17 anni che non lavora più sul territorio, che non fa più impianti sul territorio. Quindi anche non faccio nulla sul territorio. Nulla sul territorio, quindi... Allora, a questo punto, per quale motivo ogni volta lei viene attaccato proprio da questo punto di vista? Cioè, è la prima volta che lo dice ufficialmente qui o mi sono persa io qualcosa? A parte il fatto che io non penso di avere il dovere di dire alle persone cosa faccio, insomma. No, però, così. Visto che ogni volta viene attaccato, visto di interessi... Ma lei pensa che a me interessa essere attaccato? No, però voglio dire, questa conferenza... Adesso è diverso. Anche per difendersi in qualche modo. No, non è per difendersi, io non mi difendo mai dalle stronzate, guarda, per è difficile. Per essere chiaro... Appunto, io ho cercato solo di spiegare a voi le cose che sono state dette, perché mentre gli attacchi di cui lei sta parlando erano quelli di dire ha fatto l'eolico, oggi pare che io lo stia facendo, cosa che è probabile. Il problema è... che io oggi sono il presidente di Confindustria, rappresento gli industriali e ritengo che le energie rinnovabili, non quelle che faccio io, quelle che farò io, che ho il diritto quanto gli altri di farle, oltre ad avere anche la primogenitura, perché il problema è che attaccano me perché io sono considerato, guarda caso, non solo il primo in Italia, quello è vero, ma anche uno dei migliori in Italia. Allora non si va mai ad attaccare uno che campa per fatti su. Se uno vuole fare la notizia e scrive Vigorito è meglio che scrivere Scognamiglia, che magari è più bravo di me, ma Vigorito fa più notizie per tante ragioni. È un motivo per il quale ho dovuto fare 11 anni di causa per avere una soluzione. 11, ma perché mi chiamavo Vigorito? Se era un altro probabilmente non lo prendevano nemmeno. Il problema è che oggi rappresento una realtà industriale, rappresento oltre 350-400 aziende che, come ho detto, producono 1,5 miliardi di fatturato, che hanno 10.000 dipendenti. E se si attacca il presidente di questo e io fossi colpevole, io darei le dimissioni e me ne andrei. Ma non lo posso fare perché ho il dovere, ho giurato di fare 4 anni, e allora devo anche spiegare a chi rappresento che non basta essere lombardo o piemontese o genovese per poter smontare una persona che tenta disperatamente di fare il proprio lavoro. Bisogna dire dei fatti. Se si fosse fatto un attacco e basta, va ribadire il giorno dopo il Consiglio Provinciale che il piano regionale non esiste, quando esistono delibere del Consiglio Provinciale che dice il riferimento al piano energetico regionale. E a me mi pare veramente una cosa assurda. Probabilmente devo immaginare che questo significa, e mi ero dimenticato e grazie per avermelo chiesto, le norme attuative della regione non sono state fatte, perché la regione, per la legge dello Stato, dovrebbe indicare quali sono le aree dove si può fare l'energia rinnovabile e non l'ha fatto. Quindi manca l'attuazione e sono rimaste solo le regole. In Sardegna hanno chiamato aree idonee le aree dove vogliono che si facciano le rinnovabili. In un'altra zona l'hanno chiamato, in Basilicata, le zone bianche, e hanno individuato delle aree in cui quello che io ho elencato prima o non è presente o è presente in bassa possibilità. Quindi in quelle aree le aziende sanno in partenza che investono per fare la ricerca, per stabilire,
con la possibilità molto alta di ottenere le autorizzazioni, perché sono state dal legislatore individuate come aree indicate. In Campania questo non l'hanno ancora fatto, per cui tu fai tutto quello che io ho detto a spese tue, con una trafila enorme, e magari alla fine scoprirai che in quell'area non si poteva fare per altri motivi. Dire una cosa del genere e poi dire, se lei prende un giornale, uno a casa, no? Sviluppo non è solo vento, no alle pale eoliche di Pedralcina. Non ho capito, io con Pedralcina che c'entro? Allora si è approfittato di questo? E io ho detto, vabbè, non gli piacciono a Pedralcina. Ma quando uno scrive, Lombardi attacca Vigorito dopo le accuse mossegli sul diniego delle pale eoliche. Io non ho mica detto che lui ha negato le pale eoliche, io ho detto che non sa come si fanno e dove si fanno. Quindi non l'ho attaccato, non ho mai detto che lui è contro l'eolico. L'altro, l'ultimo che ho qui da queste parti, che poi è il più bello, Lombardi replica Vigorito, niente pale sull'Aurelo di San Pio. Ma io e San Pio, insomma, lo vedrò prima o poi, perché io vado in paradiso dopo questa esperienza. E poi alla fine dell'articolo scrivere, è proprio ieri dalla regione è giunto lo stop a un altro insediamento eolico. 2 anni fa è successo. E non è la regione, ma è il ministero. Allora, questo non è certamente colpa di Lombardi. La colpa di Lombardi è aver innescato una storia del genere, facendo delle dichiarazioni, dicendo che preso dall'euforia ho dimenticato altre cose. Io non so quanti di voi siano stati presenti all'assemblea e quanti di voi abbiano avuto la pazienza di ascoltarmi, ma non mi pare di aver parlato solo di mezz'ora di pale eoliche. Mi pare che sia il filmato sia il mio intervento non avessero parlato solo di pale eoliche. Non credo che 300 persone avrebbero avuto la resistenza di sentire me e le pale eoliche per mezz'ora. Abbiamo parlato di altro. Poi se tutto questo non è stato capito, allora non era la mia euforia, è l'assenza mentale da quel posto. Assenza mentale significa un sacco di cose, ragazzi. Significa che uno sta distratto, che uno si è addormentato, che uno si è messo a leggere un'altra cosa, che stiamo parlando al telefono, oppure che non ha capito. Scegliete voi il risultato, che per me è la stessa cosa. Che io, se devo proprio perdere mezz'ora, non vado in assemblea, vado a mare, in montagna, ma no, sentì a Vigorito. Presidente, sono Pietro Nito di Gazzetta. Le volevo chiedere, che idea si è fatto? Può essere mai che per una frase, diciamo così, perché tutto poi ruoterebbe intorno ad una frase che ha pronunciato lei, dando una cattiva conoscenza della normativa al Presidente. Può essere meglio che tutto ciò che si è scatenato in queste ore, in questi giorni, sia dettato solo da una frase, o è la politica che gestisce Benevento con i suoi più alti gradi di istituzioni che in qualche modo si sta mettendo di traverso a quello che è, più che Confindustria, a quella che è la sua attività, insomma, diciamo. Guardi, lei, a parte che le faccio i miei complimenti perché ricorda esattamente la frase, lei pensa che deve fare due riflessioni, se mi consente. Una, che 10 minuti dopo che avevo detto quella frase il Presidente della Provincia mi ha abbracciato. Vuol dire che non gli era pesato troppo il fatto che gli avessi detto che non conosceva le cose. Poi io non so il Presidente che ha fatto negli ultimi 2 giorni. So che le ultime dichiarazioni, ed è molto grave, le ha fatte in una sede istituzionale. Che poi ci sia gente che a cui Lombardi deve rendere conto e che pensa di utilizzare Lombardi per fare la guerra a Vigorito, è così meschino che non lo penso nemmeno io. Se poi qualcuno riesce a pensarlo, me lo trasmetta, così lo penso pure io. Io credo semplicemente in una riflessione su quello che avevo detto, su qualcuno che può aver detto, ma come, ha detto che non hai capito niente e tu non dici niente. Guardi, la gente fa più stronzate per questo che per cose importanti. Poi, se esiste qualcuno che
vuole mettersi di traverso nei miei confronti, lo faccio pure. Io ho qualche anno in più per temere che qualcuno mi metta i pali di traverso, anche perché io non ho nessun interesse. Forse l'interesse è di qualcun altro a far modo che Vigorito sia Benevento. Perché lei non lo sa, ma Vigorito, Benevento, a parte il calcio, c'ha 200 dipendenti. E non mi pare di essere mai andato a chiedere niente a nessuno. Né cassa integrazione, né aiuti, né sostegni, né visite. A parte il calcio, eh? Che il calcio è il mio hobby, con cui vi divertite voi. Prego. Ragazzi, non è che dobbiamo stare insieme per forza. Se vi siete stancati potete andare, non ci mancherebbe altro. Non vi posso fare più il caffè perché dimmi una macchinetta, ne fa uno solo. Alla volta ci vuole un'ora e mezza. Grazie comunque, grazie per essere venuti. E potete anche riportare quest'ultima cosa, che sono le ultime parole che ho pronunciato su questa vicenda. Non mi interessa fare polemica.